Sono Francesca Caldara, responsabile delle saline Contivecchi a Cagliari. Questa parola mi permette di raccontare un aspetto poco conosciuto ma molto importante dell'attività industriale. Questa salina nacque negli anni 30 grazie al genio dell'ingegnere Luigi Contivecchi, quindi si tratta di una salina ormai secolare. Sto parlando dell'attitudine al riciclo che Contivecchi esprimeva a partire da un semplice assunto: del processo produttivo del sale non si butta via niente, non esistono scarti. Dall'acqua del mare, infatti, derivano 80 elementi chimici da cui si possono ricavare tantissimi sottoprodotti e sostanze utili a garantire una grande varietà produttiva. Il lavoro dei salinieri, i nostri contadini del mare, si basa su una elementare considerazione: a seconda della diversa densità dell'acqua del mare, precipitano diverse sostanze. È compito quindi dei nostri salinieri quello di osservare e comprendere quando queste diverse sostanze precipitano, assecondando così il lavoro del vento e del sole sull'acqua. Dalla salina, quindi, non si ricavava solo il cloruro di sodio, il sale che troviamo sulle nostre tavole oppure il sale utilizzato ad uso industriale, ma grazie alla presenza di questo laboratorio alla Contivecchi, già dagli anni 30, si studiavano le acque madri, acque molto dense da cui deriva sia il sale ma anche tutta una serie di sottoprodotti importantissimi per l'industria. Tra i preziosi prodotti che si ricavano dalla salina ricordiamo il solfato di magnesio, utile per i prodotti farmaceutici ma anche per il processo conciario, oppure il cloruro di magnesio, molto utilizzato negli zuccherifici per rigenerare una resina, la melassa, o ancora il gesso che alla Contivecchi si mischiava con gli scarti che arrivavano dalla falegnameria e si diede vita a un materiale unico al mondo, la gillite, una sorta di pannello leggero che era insonorizzante e isolante termico e veniva utilizzato per ricoprire tutta l'officina meccanica, garantiva una sicurezza ai lavoratori. E infine il bromo, che serviva proprio alla fabbricazione delle pellicole delle macchine fotografiche analogiche. Il passaparola per questo 2020 finisce qui, ma in questa busta vi aspetta un'altra parola da scoprire insieme nel 2021.